Oggi nella conferenza delle regioni che ho presieduto invece del presidente Fedriga, la regione Abruzzo ha sollevato e portato alla discussione il tema del payback farmaceutico ospedaliero, cioè quei rimborsi che vengono dati dopo quando c'è lo sforamento del tetto di spesa farmaceutico e che a partire dal 2019, essendo cambiato il criterio di ripartizione, sono state penalizzate gran parte delle regioni che questo tetto di spesa lo avevano sfondato, a beneficio paradossalmente delle regioni che invece non avevano diritto ad alcun rimborso e che invece si ritrovano a godere di decine e decine di milioni, in alcuni casi anche di oltre 100-150 milioni. Questo significa per la regione Abruzzo aver perso in questi ultimi 4 anni almeno 80 milioni di euro di rimborsi per la spesa farmaceutica. Sono esattamente quello che manca nei bilanci delle ASL per pareggiare il conto e per rendere sostenibile le finanze abruzzesi. Sono fiducioso del fatto che insieme alle tante altre regioni che hanno subito negli anni le conseguenze di una scelta sbagliata, di una ripartizione ingiusta e non equilibrata, riusciremo a restituire equità nella distribuzione delle risorse del fondo sanitario e dei rimborsi dovuti per la spesa farmaceutica e a contribuire così a una sanità più equa e una distribuzione più corretta e più giusta dei fondi tra tutte le regioni italiane.